Voltiamo pagina, occupiamoci ora dell'ultimo lavoro di Tonino Scala, Disonorevoli, Camorra e politica, matrimonio all'italiana. Si tratta di un viaggio nei rapporti oscuri tra politica e Camorra. Hai tratto lo spunto da ex presidente della Commissione regionale Trasparenza. Commissione Camorra, non Trasparenza, Camorra. E poi non Camorra e politica, ma politica e Camorra. Però penso che tu abbia inquadrato bene qual è il problema serio, ovvero quello che oramai bisognerebbe sciogliere la Camorra per infiltrazioni politiche, perché oramai non si capisce più qual è il bianco, qual è il nero, la zona sta diventando sempre più grigia. Sembra di vedere quel famoso film che forse da bambini un po' tutti abbiamo visto, parlo della Storia infinita, dove c'è questo cane Atreyu che corre verso il grigio, il mondo che sta diventando tutto grigio. Io in questo libro provo, prendendo anche spunto da quella che è stata la mia esperienza in Consiglio regionale, appunto come presidente della Commissione speciale Anticamorra, provo ad analizzare questo fenomeno, partendo da quello che è stato il primo atto, quello del 1861 con Liborio Romano e con l'Unità d'Italia, dove Liborio Romano lascia la città in mano al Capintesta, attore di Crescenze, per dare la possibilità a Garibaldi di conquistare, tra virgolette, Napoli. Fonda la prima polizia in borghese, perché dà la città in mano alla Camorra e il Capintesta, appunto, oltre a fare scorribande, fa sì che Napoli possa essere liberata in pochi giorni, fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per il sequestro Cirillo e per la vicenda che oggi ha cuore a tutti i napoletani, ovvero la questione dei rifiuti. Però c'è una differenza, io questo è quello che provo ad analizzare nel libro. Nel mentre nel 1861 Liborio Romano utilizza la Camorra, oggi la situazione è totalmente diversa, oggi la Camorra mette in campo i propri uomini e quindi, come ho già detto all'inizio, non si capisce più qual è il bianco e il quale è il nero. Oggi più che mai serve un salto in avanti da parte della politica, di codici etici ne abbiamo firmati e sottoscritti tanti, oggi bisogna fare sul serio. Ecco, politica e Camorra spesso si sono sorretti a vicenda. Da cosa nasce, secondo te, questo rapporto perverso? Nasce tutto da un dato economico, soprattutto nelle ultime ore, negli ultimi periodi, perché oggi gli affari vengono fatti a braccetto. Oggi appunto bisognerebbe sciogliere la Camorra perché c'è troppa infiltrazione politica. Il problema serio è che la politica ha perso quella sua supremazia, ha perso quel suo primato, e se non si riparte da questo, da una politica con la P maiuscola, forse ci rincontreremo tra una ventina di anni, avrò scritto qualche altro libro, ma il problema sarà ancora tutto in campo. Un connubio esistente da più di 50 anni, il libro Tonino Scala ripercorre gli ultimi 50 anni della vita politica della Repubblica Italiana, e direi che gli ultimi 10 anni sono stati paradossalmente i peggiori sotto questo profilo. Qualcuno potrebbe pensare che il vecchio binomio tra politica e Camorra sia stato un binomio legato alla Balena Bianca, alla DC, a momenti anche drammatici del terrorismo. In realtà questo libro sottolinea come forse proprio gli ultimi 10 anni abbiano segnato una recrudescenza fortissima nei rapporti tra politica e Camorra. Tonino apre il libro con una battuta: sciogliamo la politica per infiltrazioni camorristiche. Io direi che coglie nel segno, perché negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto il senso di come la politica abbia realmente inquinato la Camorra, se così si può dire. Nel senso, si è andata scientemente a chiedere la protezione ai camorristi per il voto, per quello che è l'elemento in cui la politica sostanzialmente dimostra la crisi più profonda anche del sistema politico e dei partiti stessi. Una verità, cioè la incapacità della politica fino ad oggi di sconfiggere la Camorra, che avrebbe dovuto essere e
essere il compito primario nelle nostre zone della politica, in realtà se ne parla solo nei momenti di eccezionalità, mentre invece occorre una ordinarietà e normalità che non c'è. E questo è tanto più grave perché le nostre terre, purtroppo, sono quelle a più alto tasso di inquinamento, il che vuol dire violenza, dell'Europa, credo del mondo anche. E ciò nonostante non siamo in grado di agire in maniera corrispondente alla gravità della dimensione di questo problema. E per cui, no, voglio concludere, per cui ogni atto, ogni azione, anche di studio, anche di elaborazione, come nel libro di Scala, è senz'altro un fatto importante perché dimostra che comunque c'è la coscienza di dover agire a questo livello.